Ciao e bentornati nel canale Casa Superstar. Oggi ti voglio mostrare degli acquisti che ho fatto in diversi posti, in due negozi di catena, uno no. Cominciamo con i negozi di catena che sono Leroy Merlin e Maison du Monde. Poi l'altro negozio dove ho comprato delle cose molto belle che ti voglio mostrare è un negozio di forniture qua a Palermo. Nel box info ti lascio il nome e l'indirizzo esatto, così se ti va vai lì e chiedi di Fabrizio, mi raccomando perché Fabrizio è quello che risolve i problemi. Vado Fabrizio come ho fatto io, trovi cose bellissime. Cominciamo. Allora, negozi di catena, Maison du Monde, una cosa l'ho già spostata. Aspetta un attimo. Per chi mi chiede dov'è Maison du Monde a Palermo, è in via Ugo l'Amalfa, perché ogni tanto metto qualche immagine su Instagram così, e qualcuno dice: ma dove lo trovo Maison du Monde a Palermo? Via Ugo l'Amalfa. Allora, ho preso diverse cosine a pizzichi e morsi, te ne mostro sostanzialmente tre. Una presa con gli sconti e due della nuova collezione. Allora, la prima della nuova collezione è questa pigna. È un corpo contundente, praticamente. Abbastanza pesante, mi piaceva da morire. Questa intendo metterla in cucina, mi piaceva veramente tanto. Mi piacciono i colori, mi piace che sia grigia e poi tipo le punte della pigna sono tone, smaltato, non lo capisco neanche io. Comunque è tipo di cemento o gesso, no, credo che sia gesso. Molto bella, mi è piaciuta tantissimo. Questa è della nuova collezione. Poi, sempre la nuova collezione, apro una piccola parentesi. Io teoricamente, se riesco nel mese di agosto, vorrei andare all'IKEA. E ad IKEA dovrei prendere un bel po' di barattoli dello stesso modello di quello che ti sto per mostrare, bianco. Devo rubare l'idea a una di voi, nel senso che è una ragazza che segue i miei canali e che io seguo pure lei, e lei ha delle idee sempre bellissime. Devo copiarle spudoratamente un'idea. Anto, ciao! Se ti fischiano le orecchie, sono io che parlo di te perché mi piacciono le foto che condividi. Allora, ti faccio vedere il barattolo di Maison du Monde che sarà messo in bella vista in mezzo ai piedi perché è bellissimo. Uno di quei barattoli con chiusura ermetica. Mi piaceva troppo, bellissimo perché grigio così opaco è quella chiusura rose gold, che a me su rose gold mi piace assai. Quelli che voglio prendere io all'IKEA sono quelli banali, semplici, trasparenti, senza infame e senza lode. Poi se riesco ad andare all'IKEA li compro, perché ho visto che rispetto a quelli che ho visto qui in giro per Palermo, quelli all'IKEA costano decisamente meno. Certo, non vado all'IKEA per comprare questi barattoli. Se mi capita di andare all'IKEA li compro, questo è poco ma sicuro. E poi ti faccio vedere come li ha etichettati lei, perché ha avuto veramente un'idea semplice ma molto bella, mi è piaciuta. Comunque, tornando a noi, niente, questo qua l'ho preso da Maison du Monde, mi è piaciuto un casino. Di questo ancora il prezzo c'è, è costato 5,99 alla faccia. Sempre da Maison du Monde, in abbinato ad altri due oggettini che avevo preso ben prima, proprio quando ha aperto, che ho messo sul mobile dell'ingresso, ho trovato questo sì, c'è, cioè il prezzo, se te lo dico, l'ho pagato con il 50% di sconto, che è un candelabro, cioè qui dentro si ci mette la candelicchia, qui si mette la candela, si accende e fa il giochetto. Sinceramente non lo sto utilizzando come candelabro, non mi interessa una cosa dentro la quale mettere cose. E mi sta fungendo allo scopo. Allora, costava 14,99 euro, 15 euro l'ho pagato con il 50%. Allora, Leroy Merlin è un posto che io a volte capisco, a volte non capisco, nel senso che certe volte ci sono cose molto carine, altre volte ci sono cose così tarelle e dozzinali proprio a tirare dritto, e quindi vado là per la lampadina e prendo solo la lampadina. Le stampe non fanno eccezione, nel senso che le stampe che hanno spesso e volentieri non è che mi facciano proprio impazzire, impazzire, impazzire. A suo genere in realtà c'erano le stampe che mi piacevano con tutta la cornice. Comunque, lasciando stare il mio gusto personale sulle stampe o non le stampe, ho preso questo quadretto che era proprio per me, proprio. Coffee! Una sostanza magica che trasforma "lasciami solo o morirai" in "buongiorno amore", scritto in inglese. Niente, mi era piaciuto da impazzire e l'ho comprato. Adesso questo qua va direttamente accanto alla macchinetta del caffè perché mi era piaciuto troppo. Trovo che sia anche carinissimo come idea al regalo. Oddio, se a me qualcuno regalasse una cosa del genere ci farei festa, sincero. Sempre da Leroy Merlin ho preso finalmente lo zerbino nuovo. Dirai tu, che cosa ci stai per fare vedere? Allora direi tu, ma che cosa stai facendo vedere? Lo zerbino, perché è bellissimo, aspetta.
Il mio Zerbino, dopo più di 10 anni di onoratissima carriera, è considerato che praticamente si sta smembrando pezzo per pezzo. Domani andrà a finire nella spazzatura e il suo posto verrà preso da lui. C'è la stellina. A me è importante che c'è la stellina, mi piace. Stellina. E qua c'è scritto The Place to Be. E questo sarà il mio nuovo Zerbino. Questo è costato, non c'è scritto, sui 7 euro. Non è bellissimo il mio Zerbino nuovo. Io, guarda, è troppo bello, c'è la stella. Allora, passiamo adesso al negozio che ho anche mostrato nelle storie su Instagram l'altro giorno, dove ero con Lorenzo. Lorenzo di cui tutte vanno pazze. E tutti in realtà vanno pazzi. Ricevo dei direct ogni volta che c'è Lorenzo nelle mie storie, che sono... Ragazzi, diamoci una calmata. Mamma mia. Parto subito da una cosa in particolare. L'idea mi è venuta tempo fa guardando il telefilm Suit, dove a un certo punto, non sto qua a raccontarti tutta la cosa, una persona regala a un'altra persona una bottiglia decisamente di più valore, di prestigio, di pregio, decisamente con un prezzo molto diverso. Ora, io ho comprato questa bottiglia è una bottiglia da liquore e... ho preso anche i bicchieri, te ne mostro soltanto uno per renderti l'idea. Ho preso i bicchieri abbinati. Io trovo questi bicchieri veramente stupendi, tanto che c'è un'altissima probabilità che io ne vado a prendere anche altri. Così come trovo stupenda la bottiglia. Quale sarebbe il progetto? Siccome questa stanza piano piano verrà rivoluzionata, volevo fare un angolo bar. In quest'angolo bar volevo mettere la bottiglia. Ti segnalo con la cosa del regalo della bottiglia, perché certe volte mi dice: io devo fare un regalo e non so cosa regalare a un collega, una cosa. Ora, metti che dici: invece di regalare la bottiglia di liquore, oppure vuoi regalare la bottiglia di liquore, di whisky pregiato, c'è chi piace il whisky pregiato. Secondo me un set come questo potrebbe andare bene. Un set con la bottiglia e i bicchieri è un bellissimo regalo, veramente bello. Sia la bottiglia che i bicchieri sono in cristallo, sono una meraviglia, veramente. E io ero là con Lorenzo che mi ha consigliato, sulla bottiglia sono andata io sparatissima perché era quella che mi piaceva più di tutte, cioè erano... E considera che questo negozio qui in particolare di Palermo è un negozio che fornisce dei bei locali di Palermo, dove vanno a prendere da lui servizi di bicchieri, di piatti, posate, proprio per il loro bar o per il loro ristorante. E io avevo riconosciuto dei bicchieri in una storia che aveva messo Lorenzo. È il mio istruttore in palestra. Mi dice: ma chi è Lorenzo? È un istruttore. Nient'altro che questo, non costruiamo castelli, o quantomeno smettiamo di costruire castelli, perché non c'è nient'altro da dire. Chiusa parentesi. Questo negozio in particolare dove sono stata vende a dei locali molto belli qua a Palermo, per cui tu considera che una bottiglia come questo o i bicchieri come quelli che ti ho mostrato sono degli oggetti che si vedono in questi locali, sono pure molto belli. Ora vorrei fare l'angolo bar o addirittura il carrello bar, dove mettere queste cose. Mi piaceva moltissimo moltissimo l'idea, la trovo pure molto bella come idea al regalo, la bottiglia con i bicchieri, la trovo molto molto bella e sfiziosa come idea al regalo. Allora, poi ne ho comprato uno soltanto di questo marchio che è Sanelli Skin, non li conoscevo, vediamo un pochettino come si comporta ed eventualmente prendo pure qualche altro coltello. Ho preso questo coltellaccio di cui avevo bisogno, che è questo, è affilatissimo, lo rimetto un attimo nella confezione. Io vorrei prendere un bel set di coltelli, detto sinceramente, per i coltelli a uso professionale obiettivamente non mi servono, nel senso, io non sono una cuoca, non ha senso comprare coltelli a uso professionale. Inoltre i coltelli a uso professionale hanno un prezzo stratosferico, giustamente. Intanto ho preso questo e vediamo come mi trovo. Camminavo per quel negozio con questo coso in mano che mi sentivo Sailor Moon, guarda. No. Serve per i fritti. È pesantissima, ma è la lavastoviglie. Andiamo all'oro. Tutto nero. Cominciamo dal più piccolo.
L'ho comprato per poggiamestolo, poggiaposata quando sto cucinando. Ti spiego pure perché a me i poggiamestoli non piacciono. Né quelli larghi, né quelli che li metti in piedi, non mi piacciono. Io solitamente uso una ciotolina, una cosina. L'ho visto, questo qua praticamente è per poggiare le bacchette, se non vado errato, per mettere la salsa di soia, una cosa del genere. Non lo so perché non mangiando sushi e cose così. Comunque, ho preso questo qui esattamente con quello scopo. Se non sono riuscita a spiegarmi bene, lo rivedrai nelle mie storie. Perché io quando cucino spesso e volentieri faccio le storie. Ciao, sono Annalisa e comprerei solo ciotole. Con l'intento di iniziare a preparare i poké, perché si possono replicare con una semplicità disumana in casa, sai quello che stai mangiando, soprattutto siamo tutti un pochettino più attenti anche nelle porzioni e soprattutto lascia stare la porzione quanto gli ingredienti che si utilizzano. Comunque volevo preparare dei poké soprattutto vegetali, così stiamo pure attenti alla filiera del freddo del pesce, che secondo me uno dovrebbe stare molto attento quando si va a mangiare pesce crudo, ma questo è un mio pensiero. Comunque ho preso queste due ciotole che servono, vabbè, sia per i poké, ma non è che solo per i poké, insomma, anche per le insalate, per mettere a tavola quando siamo tanti, cosette. Queste ciotole, anche il piattino piccolino che ti ho mostrato all'inizio, sono in resina, non sono in ceramica e mi è piaciuta molto l'idea anche per questo. Poi ne ho presi soltanto due perché fra un po' di tempo vorrei cambiare il servizio di piatti, quello giornaliero che ho, che si sta sempre più dimezzando. Vuoi dire, mi schifo, però ai 2 anni. Comunque, ne ho presi soltanto due, sono questi qui. Sono sempre di quel materiale di resina nera. Oddio, il ragazzo me l'ha detto che cavolo di resina era, ma io non me lo ricordo assolutamente. Anche questi lavabili in lavastoviglie. Sono antracite più che nero, sono bellissimi. L'ultima cosa che ti mostro in questo video è un vassoio, un piatto da portata, che è sempre questo in antracite, è sempre dello stesso materiale. Questo non era quello più grande di vassoio, ce n'era uno più grande e poi ce n'era uno più piccolino e c'era anche effetto marmo se non vado errato, però questo è color tabacco, quello color tabacco era pure bellissimo, però visto che avevo preso queste cose scure ho detto guarda così, anche perché io ho pure una tovaglia grigio perla e secondo me quel grigio perla sta bene, ho anche una tovaglia da tavola color panna e a me panna e antracite come abbinamento piace tanto e sì, io ci tengo tanto alla mise en place, anche se sono da sola non ha importanza, a me piace apparecchiare perché prima di mangiare con la bocca si mangia sempre con gli occhi. Scusami, ma avevo dimenticato a levare questa. E questi sono i miei acquisti di questi ultimi 2 mesi, diciamo. Che ho fatto qui e lì. Nel box info trovi i nomi dei negozi dove ho comprato le cose che ti ho mostrato, quindi sia negozi di catena che il negozio di forniture per ristorante a Palermo, ha cose pure per pasticceria se non sbaglio, e fanno anche i corsi, infatti quando si fanno i corsi io ci vorrei andare. Spero che i miei acquisti ti siano piaciuti, se ti va lascia un pollice in su, aiuti un casino e sostieni tantissimo me e i miei canali, grazie. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!